Mi piacerebbe un botto abitare qui. C'è tutto quello di cui ho bisogno. Oltre alle mie care gomme, naturalmente. Ma quanto ci sta mettendo? Vabbè, nell'attesa mi faccio un giro. Allora, se non mi dici subito dove li hai nascosti, questo sarà il tuo ultimo respiro. Dove li hai nascosti? Ma che sta succedendo? Ehi tu, aiutami ti prego. Non fare l'eroe. Ecco, bravo, scappa. Devo aiutarlo. Ah, che amarezza. Giusto, una bella gomma al gusto amaro. No, aspetta. Per fortuna con Fausto è andata meglio del previsto. Se non fosse stato per te, senza quella clombacca, non sarebbe andata così bene. E meno male che Ruggine ci ha prestato la sua auto. Per il disturbo, gli facciamo il pieno. È veramente un bel gesto. Oh no, non ho portato neanche una monetina. E ora come la pago? Io non ho soldi, ma se vuoi provo a parlare col benzinaio. Gli spiegherò la situazione. Oh, ti ringrazio. Nel mentre il contenitore di gomme va dentro, ricordate di supportare il codice Pazox nello shop di Fortnite nella sezione Supporta un creatore. E piccola domanda, a voi piacciono le gomme? E a che gusto? Fatemelo sapere! Le chiedo una cortesia. Vede, noi abbiamo fatto il pieno, ma non abbiamo i soldi per pagare. Niente soldi! Abbiamo salvato la città da un enorme... Non mi interessa! Non vai da nessuna parte senza i miei soldi! Ok, ora ne ho abbastanza. Che cosa mi hai fatto? Allora, che cosa ti ha detto? Era un signore molto gentile e ha detto che possiamo andare. Oh, meno male! Sono contento! Aiutaci, prego, aiutaci! Aiutaci! Simpatiche quelle palline di gomma! Ignorale! Non sanno quel che dicono! Forza! Andiamo! È stato proprio fortunato a trovare un appartamento qui. Beh, magari il tuo amico conosce qualche appartamento ancora non abitato. Vuoi essere coinquilino di Banana? Sì, perché no? Questo posto è una figata. Andiamo da lui, magari sa qualcosa. Ding dong. Ah, questo sarà Banana. Ehi, ciao Banana. La macchina è intera, vero? Allora, missione compiuta! Eh sì, la macchina non ha neanche un graffio! Wow, davvero? Te l'ho detto, neanche un graffio! Che cosa è stato? Niente, comunque volevo chiedere due favori! Ah, ci risiamo, e di che si tratta? Io e Combo stiamo cercando un appartamento qui, adoriamo questa città! Siete fortunati, c'è proprio un appartamento qui all'ultimo piano. Il problema è che è bello costoso. Quale sarebbe il secondo favore? Ma non ho dimenticato le monetine, me ne puoi dare qualcuna? Ecco, va bene, ma basta favori per un po', eh. Sul comodino ho lasciato qualche monetina. Grazie Ruggine, sei il migliore. L'ha fatto di nuovo. Scusate, tolgo il disturbo. Banana, aspettami. Ruggine ha proprio un cuore d'oro. Sembra un duro, ma vuole bene a tutti i suoi amici. Mi spieghi che cosa vuoi fare con quelle monetine? Volevo provare la pizza di pomodoro. Tu mangi la pizza? Certo, posso mangiarle, ma le gomme sono imbattibili. No! No, voglio la pizza. Uè, pomodoro! Uè, bentornato! Tengo voglia una bella pizza! O te faccio subito! Ehi, amo bello! Ma che cosa stai dicendo? Parlavo la lingua della pizza! Ah... Chissà se anche le gomme hanno una loro lingua. Io ti aspetto fuori, Banana. È stata una giornata intensa. Il mio amico Ruggine si è stupito quando ha visto che io ho riportato la macchina intera senza nessun danno. Lo dici come se tu fossi un pasticcione. Diciamo che sono un guaio vivente. Comunque mi sono divertito. Anch'io, e abbiamo salvato anche i pinnacoli, solo che nessuno lo sa. Ehi, che cosa stai guardando? Quel coso. Quel coso io lo conosco! Eh? Ma che cos'è? Sembrano... ossa! Questa era la testa del grande mostro! Molto,
ma molto più grande di un clombo. Però manca la spada. Chi l'avrà tolta? Beh, qual è il problema? Tanto è morto. Sì, hai ragione. Mangiamo la pizza. Sì, sono curioso di assaggiarla. È buona, ci voleva proprio. È appiccicosa, come una gomma, mi piace. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Come mai sei un contenitore di gomme? Sei l'unico ad essere così? Oh, beh, diciamo che è complicato da spiegare. Beh, racconta quello che puoi. Ok, molto tempo fa lavoravo per la sala giochi più famosa dell'isola, a Bobine Brolle. Lavoravo e per dire, perché io sono nato lì. Non ho mai conosciuto il mio creatore, ma una cosa la ricordo. Amavo regalare le gomme ad ogni cliente. Ero la mascotte del posto. Ehi, tiraci fuori! Eh? Chi sta parlando? Sono noi, qui dentro! Facci uscire! Ti faccio uscire subito! Ma chissà che gusto hanno! No! Ero troppo curioso del gusto! Assaggiata una, ne volevo sempre di più! Sempre! Gomme! 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 Ma una volta finite, dovevo procurarmene altre! E l'unico modo era schiacciare qualche cliente. Che storia allegra! Sì, poi ho conosciuto il lama con il suo Fausto, il resto lo sai. Quindi ora non hai una casa? Purtroppo no. Allora dobbiamo trovare un modo per prenderci quell'appartamento. E come? Non abbiamo neanche un soldo. Qualcosa ci inventiamo. Oh, è finita la pizza. Scusate, ma voi non dovreste stare qui. Chi è lei per dirmi questo? Noi siamo i sette, i protettori dell'isola. Ma siete in due. Ha ragione però, non possiamo dire che siamo i sette se poi siamo sempre in pochi. Comunque, dovete spostarvi da qui. Vabbè, torniamo in città, Gambo. Sì, non mi piace stare qui. Qualcuno sta scavando qui, eh? Qualcuno sta cercando di far qualcosa con le ossa del mostro. E a Fondazione non piacerà questa notizia. Allora, se vogliamo quell'appartamento, dobbiamo trovare un modo per fare tanti soldi. Ma che cosa ci inventiamo? Io ho dei soldi da parte, ma non sono abbastanza. Ciao ragazzi, avete risolto il problema? Sì, la versione gigante di te sta bene, però ora non abbiamo soldi per poter abitare qui. Beh, qui vicino c'è un piccolo ristorantino che cerca qualcuno. La paga non è molto alta, ma è un inizio. Se vuoi ti ci accompagno. Oh, grazie mille. Andiamo. Io resto qui, ok? Va bene. Con quel lavoretto neanche una stanza si potrà permettere. Mi piacerebbe un botto abitare qui. C'è tutto quello di cui ho bisogno. Oltre alle mie care gomme, naturalmente. Ma quanto ci sta mettendo? Vabbè, nell'attesa mi faccio un giro. Allora, se non mi dici subito dove li hai nascosti, questo sarà il tuo ultimo respiro. Dove li hai nascosti? Ma che sta succedendo? Ehi tu, aiutami ti prego. Non fare l'eroe. Ecco, bravo, scappa. Devo aiutarlo. Ah, che amarezza. Giusto, una bella gomma al gusto amaro. No, aspetta. Sono proprio curioso di sapere che sapore hai. Ancora tu? Ma dove è andato? Sono qui! Sono vivo! Oh no! Aiuto! Aiuto! Non so lei chi sia, ma mi ha salvato da quel criminale. Che diavolo cercava da lei? Voleva sapere dove tenevo nascosto tutto il mio denaro, ma non gliel'avrei mai detto. Doveva entrare nella mia testa se voleva saperlo. Ah sì? Interessante. Che cosa vuole fare con quello? Banana, ho buone notizie. Io no, purtroppo sono una frana a fare il cameriere. Possiamo permetterci quell'appartamento. Ma come hai fatto? E perché sei diverso? Dipende dalla gomma che mangio. Dammi un secondo. No, ti prego. I soldi me li ha dati un signore molto gentile. Ah sì? E perché?
Quando tu ti eri allontanato, ho salvato questo signore da un criminale da 4 soldi. È stato veramente un colpo di fortuna, allora. Bel lavoro! Ma questo appartamento è fantastico! Sì, è anche bello spazioso. Quindi, ora siamo coinquilini? E viviamo nella città più grande dell'isola. Ma guardate che bel panorama da qui! Le buone azioni portano sempre buone cose! Già, ce lo siamo proprio meritato! Spider-Man, sto arrivando!